Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica In viaggio con il nutrizionista. Io sono Massimo Gentili e sono un esperto in nutrizione e metabolismo. Allora, in questo video parleremo di infiammazione, di digiuno e di come spegnere l'infiammazione se uno non sa più come fare. Allora, andatevi a vedere, ho fatto un video sul pomodoro. Andatevi a vedere un pochino quello che dico e tutto il resto. Vi parlo un po' di infiammazione, l'infiammazione che ho io, e non so se adesso ancora si vede un pochino. Il video del pomodoro l'ho fatto una settimana fa, le mani stanno così di qua, diciamo, siamo messi così. Come vedete è migliorata leggermente oppure non è migliorata. Ho tolto il pomodoro, ma purtroppo c'è un'altra cosa che crea problemi e non ve la dico, non perché non voglio dirvela, ma perché dopo qualcuno potrebbe dire che questo qua è un eretico, non dice cose troppo strane. Certi argomenti li tratto soltanto con alcune persone in determinati discorsi, perché se uno non ha il problema, se uno sta bene, inutile affrontare certi temi. Se uno ha dei problemi e vuole andare a fondo, ecco, vuole comprendere certi argomenti, se ne può parlare. E questa cosa non è nemmeno nel corso, quindi, ma non perché non voglio mettercela, perché è una cosa segreta, perché ve l'ho detto, è un discorso che va fatto soltanto su alcune persone. Però questo ve l'ho detto un pochino per farvi capire che ci sono delle sostanze, dai, che creano infiammazione, quindi togliendole si risolve il problema, e anche delle sostanze che creano il problema quando si trovano in eccesso. Quindi una cosa importante che noi dobbiamo gestire sono gli eccessi. Vi parlo spesso degli eccessi, soprattutto degli eccessi calorici, che sono tossici per la cellula. Sono quelli che stimolano sempre l'insulina e via dicendo. Non è un discorso di zuccheri. Quando sentite parlare di zuccheri, l'ho detto in mille video, non è un discorso degli zuccheri che creano problemi, è l'eccesso calorico che crea problemi. In genere, quando uno consuma più carboidrati, più zuccheri, riesce a consumare più calorie, perché sono cibi che noi li gradiamo, vanno giù facilmente, e quindi poi riescono a creare il problema. Anche le intolleranze funzionano per un meccanismo di accumulo, e noi dobbiamo iniziare a ragionare in questo modo. Se iniziate ad avere quest'ottica, vedrete che risolverete tanti problemi. Allora, parliamo un pochino dei computer. Quando un computer noi non sappiamo più che fare, no? Si blocca e quant'altro, che si fa? Si riavvia e riprende tutto. A volte, quando proprio non riusciamo a farlo funzionare come si deve, o il computer o il cellulare, quello che sia, prendiamo l'esempio del cellulare, ripristino dei dati di fabbrica. Un pochino come quando dovete rivendere il cellulare che non lo utilizzate più, no? Si ripristina tutto, quindi poi la persona l'accende e rimette i suoi dati e lo configura per se stessa, e noi non abbiamo più i nostri dati lì dentro. Il sistema ritorna alle origini, agli arbori. Quando noi facciamo troppi danni, con un computer, un cellulare, con un sistema operativo, a volte la soluzione migliore è reinstallare il sistema operativo da zero. Così si potrebbe fare quando uno non sa più che pesci pigliare per quanto riguarda l'infiammazione oppure per qualche malattia. Allora, questo problema qui, ve l'ho detto, dipende dal pomodoro, dipende anche da qualcos'altro, da un accumulo di qualche altra sostanza molto benefica. Quindi le robe benefiche tanto benefiche non sono, e il modo migliore per spegnere questa infiammazione potrebbe essere smettere di mangiare
per qualche giorno, così proprio tolgo tutto questo carico tossico, faccio in modo che il mio corpo non riceva più questi sussulti infiammatori. E questa cosa quindi si può fare tranquillamente quando uno non sa come fare, fa un reset, diciamo un digiuno di qualche giorno è come il riavvio del sistema, come spengo il computer e poi lo riavvio per vedere se funziona. Questo diciamo rappresenta il digiuno di pochi giorni e potrebbe risolvere un pochino il problema. Tenete presente che questa è un'infiammazione che io so come viene e alla fine non è semplicissimo, però è gestibile. Ecco, l'infiammazione dovuta all'obesità, ecco, non è che è gestibilissima per il semplice fatto che finché uno non toglie l'obesità, quell'infiammazione resta, sta lì e costantemente, diciamo, le cellule del tessuto adiposo, quindi le cellule del grasso, producono delle sostanze che si chiamano citochine infiammatorie, accendono sempre questa risposta infiammatoria che poi dopo va a lavorare su, anche a livello ormonale, recettoriale e via dicendo, inizia a fare danni a destra e a sinistra e niente, rovina un pochino tutto, quindi stiamo male da più fronti. E cercare trovare un modo per spegnere velocemente questa infiammazione, ben venga. Ecco, in questi casi quando c'è un'infiammazione un pochino più importante, anche con qualche malattia alla fine, fare un reset di fabbrica potrebbe dare benefici. Quindi in questo caso i digiuni molto prolungati possono aiutare a risolvere il problema. I digiuni, diciamo, uno può farli dalle 16 ore, 24 ore fino ai 40 giorni in genere si fanno. E più è grave il problema, diciamo, e più uno può spingersi avanti con il digiuno. L'ideale quindi è farsi seguire da una persona che è esperta. Non mi faccio pubblicità perché non opero in questo settore, mi interessa poco seguire il discorso dei digiuni, però vi dico, è una strada terapeutica che può funzionare per tante cose, può funzionare. Però detto, consideratelo come un reset. Io nel 2008 ho avuto un problemino a livello intestinale, non penso che potevano esserci tante altre soluzioni, ecco, tranne che il digiuno ho fatto un piccolo reset, ho risistemato tutta quanta la situazione e niente, poi ho risolto, bene o male, dai, ho risolto il problema. E l'unico modo, quindi, quando non sapete che fare, quando uno è così, va con il reset e lì tutto funziona. E il digiuno quindi possiamo farlo da digiuni corti, dipende sempre dal tipo di problematica che noi abbiamo. Ecco, un problema d'accumulo come quello che vi ho fatto appena vedere, quindi un'infiammazione dovuta a degli accumuli oppure ad alcuni cibi, un digiuno breve potrebbe bastare, quindi un digiuno di un giorno, due, tre, oppure dei digiuni intermittenti, diciamo, no? Si digiuna un giorno, si rimangia un paio di giorni, si ridigiuna un altro giorno, si rimangia, si ridigiuna. Ecco, questi, diciamo, non sono digiuni per tutti perché stressano molto l'organismo, però se uno ha un organismo che risponde bene, ben venga, può farlo. Invece se uno ha un organismo un pochino messo male, conviene fare dei digiuni prolungati, perché purtroppo il digiuno crea stress nelle prime fasi e bisogna, diciamo, scavalcare queste prime fasi poi per andare nella fase successiva, che è una situazione di equilibrio, e quindi si crea molto meno stress. Gli ormoni dello stress, diciamo,
poi vengono prodotti in maniera molto più bassa rispetto all'inizio e il corpo, diciamo, riesce un pochino ad equilibrarsi. Quindi ecco, quando c'è un qualcosina di più serio oppure a livello metabolico le persone non stanno benissimo, conviene fare dei digiuni un pochino più prolungati, perché per questo discorso di stress che è più gestibile. Poi dopo, ecco, uno può portarlo avanti fino alla soluzione completa. E vi dico, c'è gente che Pitagora digiunò, mi sembra, 40 giorni prima di entrare all'università, e poi quando è entrato all'università ha detto: oggi non accogliete Pitagora, accogliete un'altra persona, perché è proprio un rinnovamento anche a livello di testa. Le persone iniziano ad ascoltarsi, è un periodo d'ascolto del corpo, quindi è un qualcosa di più profondo, non è soltanto un discorso che non mangio più, è un discorso molto più complesso. In questo discorso rientra anche a livello emotivo, a livello un'analisi dell'io, diciamo. Quindi il digiuno non può essere visto soltanto da un punto di vista... Il denaro o la tessera? Scusate, ma... Introdurre il denaro. Non può essere visto soltanto da un punto di vista del curativo, del non mangiare, ma deve essere visto da un punto di vista filosofico. Vi parlo sempre che la nutrizione è fatta di filosofie, e ecco, il digiuno rientra molto sulle filosofie. Però io l'ho sempre considerato una cosa così, un reset, un riavviare il sistema. Uno può fare il riavvio del sistema quando il problema è semplice, oppure può fare il reset totale, quindi reinstallare il sistema operativo quando il problema diventa serio. In questi casi è una strada che uno può percorrere. Ve l'ho detto, non mi interessa sponsorizzare il digiuno, non... a me piace più lavorare sul metabolismo, diciamo ottimizzarlo. Ecco, il digiuno potrebbe essere un primo step per farlo, però poi ecco, il metabolismo va trattato in un certo modo e non mi appassiona molto questo discorso. Allora, tenete presente che io, quando ho iniziato ad appassionarmi del digiuno, proprio all'inizio del mio lavoro nel 2005, e in quel periodo tutti mi guardavano storto. Io ho pazienti del 2008, che è l'anno in cui ho iniziato a lavorare, che ancora fanno il digiuno. Quindi, per dirvi, non è una cosa che ve ne parlo adesso perché va di moda, l'ho sempre rispettata questa pratica, nel senso, ho avuto sempre rispetto per questa cosa. A volte l'ho consigliato e mi guardavano tutti male tanto tempo fa. Adesso va di moda, quindi sembra quasi che faccio un video cavalcando le mode, ma in genere non le cavalco mai le mode, anche perché la nutrizione è una, bisogna comprenderle le cose, non c'è la magia, quella ne parlano gli stregoni e gli ignoranti. Chi si fissa su qualcosa, per me è un ignorante, non è nient'altro. E nel mondo del digiuno, purtroppo, soprattutto adesso, vedo tanta ignoranza, quindi è un mondo che ne prendo un pochino le distanze. Per questo vi ho detto queste cose, perché vedo tanti esperti ed è bene che sia così, perché ve l'ho detto, può anche avere effetti curativi anche su patologie importanti, quindi ben venga questo discorso del digiuno. Però poi dopo si cade sempre nell'errore di generalizzare un pochino troppo, di cadere in tanti luoghi comuni. Anche, vi dico, anche persone scienziati, tra virgolette, ricercatori ad alti livelli per quanto riguarda il digiuno, poi dopo
cadono nel ridicolo quando parlano di certi processi metabolici, vedono il metabolismo proprio in maniera completamente contraria. Quindi ecco, a me piace soprattutto fare la parte dopo del digiuno, nel senso il recupero del metabolismo, perché a volte quando uno entra in questi circoli, in queste sette, e poi dopo resti sul digiuno, oppure o fai il digiuno spesso perché ti piace questa filosofia eccetera eccetera, non ho nulla in contrario, perché tra le varie cose allunga anche la vita, quindi una cosa che reputo positiva. Poi mi piace il digiuno anche per mostrare alle persone che non è mai un discorso di eccesso, a volte è un discorso di togliere. Il togliere, noi purtroppo in nutrizione è un concetto che non comprendiamo proprio, e invece è un concetto importante. Togliendo stai meglio. Noi invece facciamo sempre il discorso che bisogna avere di più, di più, di più. Invece se togli, il corpo riesce a raggiungere i suoi equilibri. Quindi è l'opposto, diciamo, a questa industria del benessere che vuole sempre pomparci di integratori e di robe varie. Invece una cultura del togliere, dell'ascoltare il corpo, di metterci in ascolto del corpo, la reputo una cosa estremamente superiore, estremamente utile un pochino a tutti, per comprendere proprio noi stessi, anche la nutrizione. Quindi ecco, non lo vedo negativo proprio per questo, lo ammiro il digiuno per questo. Però ecco, dopo si va nei luoghi comuni, si fanno tanti discorsini, poi dopo in genere il reparto digiuno ci rientra molto l'alimentazione vegetariana, l'alimentazione vegana, quei discorsi di igiene alimentare che, ecco, queste sono filosofie abbastanza importanti, abbastanza spinte, che non hanno nulla a che vedere con quello che è realmente la nutrizione, con quello che è realmente il metabolismo. E ecco, poi dopo purtroppo, visto che queste correnti si appropriano un pochino del digiuno, allora non mi piace. Poi dopo nel digiuno si parla tanto anche del discorso dei corpi chetonici, del discorso dei carboidrati che sono pericolosissimi per la nostra salute. Ecco, lì purtroppo mi trovo costretto a prendere le distanze da certe filosofie e quant'altro. Però vi ho detto, il digiuno prendetela come una cosa curativa, come un reset di sistema. Prendetelo anche, ve l'ho detto, dipende da come state fisicamente, potete aggiustare i giorni di digiuno per risolvere il problema, però poi vi consiglio di togliervi da quelle filosofie, perché non penso che portino alla salute. Poi dopo ognuno è libero di seguire nella sua vita le opinioni che crede più opportune, ma la nutrizione vi garantisco che è un'altra cosa. Poi l'ultimo punto magari importante sul digiuno, che non ho nominato, è il suo lavoro di rigenerazione della cellula, anche del mitocondrio, che è quello che è la centrale energetica della cellula, e anche quello che quando si rovina poi arriva alle malattie come il tumore ad esempio. Quindi il digiuno ad esempio è una di quelle pratiche che previene il cancro, è vero. Non penso che la scienza sia abbastanza chiara, non tutti sono di questa opinione, però io reputo che sia una di quelle cose che utili per prevenire il cancro, utili per curare anche molte patologie. Quindi prendetelo in esame se non l'avete mai fatto. Ecco, toglietevi tutte le mode qua di questi scienziati commerciali che vi propongono le alimentazioni MIMA digiuno con la bustina di olio d'oliva. Ragazzi, qua siamo al ridicolo proprio. Però
prendetelo realmente per quello che è questa pratica, perché è molto potente, è utile soprattutto per rigenerare quindi i tessuti, per rigenerare anche il mitocondrio, ad esempio, no? Se noi prendiamo un organismo in generale, che anche uno sano, anche l'organismo sano però può avere delle cellule malate, tra virgolette, delle cellule un pochino più piccoline, delle cellule che stanno messe peggio, e all'interno delle cellule possono esserci dei mitocondri che non funzionano benissimo. Allora, se noi a questo organismo diamo continuamente energia, ecco, questo corpo, ecco, non riesce benissimo a rigenerare i suoi tessuti, a rigenerare le sue cellule. Invece, se noi a questo corpo gli togliamo l'energia, che cosa fa? Deve un attimino risistemare tutto il sistema, quindi magari le cellule un pochino più piccoline, più malandate, quei mitocondri che non funzionano benissimo, il corpo se li digerisce, spezza tutto, lo rompe, e poi dopo, quando noi ricominciamo a rialimentarci, il corpo riproduce la cellula in maniera ottimale, riproduce il mitocondrio in maniera ottimale, quindi ci ritroviamo con un assetto migliore. In genere le persone dopo un periodo di digiuno dicono di stare meglio, e effettivamente è così, perché il motivo è proprio questo: abbiamo dato al corpo sia i mezzi che il tempo per rigenerarsi. Poi dopo ne parlo spesso dell'insulina, che è un ormone infiammatorio, sempre se lo stimoliamo troppo. Però, per esempio, se noi non stiamo bene, e ce n'è di gente che non sta bene, fare una calma insulinica è una di quelle cose che potrebbe migliorare le nostre condizioni di salute, perché il corpo, con questa insulina che non si muove più, è come la bassa marea, no? Avete visto quando al mare c'è la bassa marea, è tutto calmo e è bello. Non è come quando il mare è pieno di vento, che ci sono le onde dalla mattina alla sera. Ecco, se voi purtroppo avete le onde dalla mattina alla sera perché avete una situazione metabolica compromessa, mangiate male, mangiate troppo, eccetera, eccetera, mettere una situazione di calma fa la differenza, fa molta differenza. Quindi anche in questo caso potrebbe tornare molto utile. Quindi ecco, il discorso del digiuno è un pochino questo: vi aiuta da tanti punti di vista, sotto tante sfaccettature, può essere utile per curare delle malattie, può essere utile per prevenire delle malattie. Ecco, tante malattie ad esempio avvengono per accumulo di sostanze tossiche, e l'accumulo in genere lo facciamo o attraverso la respirazione o attraverso la pelle, oppure attraverso l'alimentazione. Quindi alimentandoci di meno accumuliamo anche di meno, quindi abbiamo un pochino meno problemi. Oppure ecco, il digiuno può essere utilizzato per spegnere i geni che danno l'infiammazione, per abbassare un pochino il livello infiammatorio, o anche ad esempio per consumare soltanto grassi, abbassare il discorso dell'infiammazione. L'obeso fortemente infiammato, in questo caso con un digiuno potrebbe sfiammarsi. Ecco perché un problema come questo mio alle mani, ve l'ho detto, se sto attento, se faccio le cose come devono essere fatte, un paio di settimane l'ho risolto il problema. Quindi spengo questa infiammazione, semplice perché io so chi me la causa, in un paio di settimane, 20 giorni. Ecco, un obeso che è pieno zeppo di grasso, il grasso crea infiammazione, come la spegne quell'infiammazione? Perdendo tutto quel grasso, ci vogliono gli anni. Ecco, con il digiuno magari riesce a spegnerla un pochino meglio e a cambiare anche le sorti del gioco. Poi dopo ve l'ho detto, però dipende molto da come rieduca il metabolismo, perché poi quando si entra in certe filosofie
non mi piace perché vanno a rovinare il metabolismo e basta. Alla fine dei conti, un metabolismo buono che funziona è un metabolismo che sa bruciare i carboidrati benissimo. Un metabolismo che non funziona è un metabolismo che non riesce a bruciare bene i carboidrati. Quindi non è tanto un discorso se i carboidrati fanno bene o fanno male, è un discorso che se il metabolismo noi lo roviniamo, poi il carboidrato non lo tolleriamo e dobbiamo sempre andare a cercare strade alternative per star meglio. Ecco, queste cose cercate di evitarle, nel senso che il digiuno vi aiuta a fare un reset, poi dopo fatto il reset però bisogna rieducare il metabolismo come deve essere educato, portarlo a livelli alti, portarlo a tollerare carboidrati e piano piano un pochino tutti i cibi, perché poi dipende molto. Poi se non vi faccio un discorso vi dico è così perché è impossibile, bisogna vedere ogni persona da dove parte, il problema che c'è, come portarla diciamo al punto finale, quindi bisogna vedere come reintegrare i vari alimenti e in che modo diciamo far ripartire tutto. Penso che a grandi linee vi ho dato l'idea di quello che è il digiuno e delle sue potenzialità che sono veramente alte. Quindi se credete che può essere una cosa che vi aiuta, che può tornarvi utile, prendetela in considerazione. Io vi ringrazio, vi saluto, se vi è piaciuto il video vi consiglio di iscrivervi al canale. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.